Autore di testi di grande successo e di profondo spessore culturale, finalizzati alla riscoperta dei valori esistenziali imprescindibili per il bene dell'umanità, ha dato un importante contributo all'approfondimento di tematiche scientifiche, prodigandosi tra l'altro personalmente in molteplici attività di volontariato. Armando, adesso io ti chiederò di scendere insieme alla professoressa Vicky Pappalardi in rappresentanza della nostra delegazione greca. Καλησπέρα σας. Buonasera nella mia lingua, che è la lingua greca che sapete tutti. Siamo molto onorati oggi come premio Sciacca che c'è una delegazione greca di 120 persone. Θα κάνω μια πολιτικά μικρή μετάφραση, λέω ότι είμαστε 120 Έλληνες. Vorrei ringraziare la sua eminenza, il cardinale Dario Castrillon Poglios, Don Bruno Lima e il cavaliere Giovanni V per la loro visita in Grecia e per il significato grande che hanno dato nella nostra patria. Sono molto contenta oggi perché ci sono dei greci che si premiano, Giorgos Giulafos che fa il volontariato e Giorgos Pascalidis che è veramente una personalità molto molto grande da noi, che come ha detto il poeta Dimitris Iatropoulos che sta qui con noi, è una proposta per tutta l'umanità. Noi greci, oltre che cerchiamo di diffondere la cultura, cerchiamo di diffondere anche il volontariato. E il signor Giorgos Pascalidis aiuta molto la gente e fa un volontariato senza confini. Complimenti anche da me. Testimoniata da un evento straordinario editoriale di questi mesi, settimane, l'uscita del primo grande meridiano, che è una delle collane migliori della Mondadori, sulla cosiddetta poesia neogreca. Quindi un libro di grande impegno di 1000 pagine, questo continua a sottolineare il rapporto forte fra noi, fratelli e cugini, e poi in fondo il vostro, che è anche il nostro, Calafis, che non odiamo. Se non puoi farlo come vuoi la vita, sforzati più che puoi di non prostituirla nei contatti eccessivi con la gente, perché la vita, dico, non ti dimentichi. Ricordiamoci questo. Complimenti, molto veramente per i versi greci che lei sa anche bene. E dobbiamo dire che quello che dobbiamo dare a tutti noi è l'amore profondo. Dobbiamo sapere ad amare. Non è così? Grazie. E ora passiamo alla sezione editoria. Il premio è assegnato al professor Giovanni Zenone. Premio Monsignor Giovanni